Buonasera, buonasera, benvenuti al Nilo. Io devo dirvi che questa sera sono particolarmente felice di essere qui con voi, perché questa sera secondo me scriviamo una pagina molto importante, che sarà importante per noi che la viviamo, che sarà importante per loro che saranno i fantastici protagonisti, e che sarà importante anche per tutte quelle persone che, anche grazie attraverso questo primo concerto della Vice Orchestra, e qua deve partire l'applauso, le cose che verranno costruite saranno tante. Io devo dirvi che quando qualche giorno fa mi è stata proposta questa cosa ho immediatamente accettato di buon grado, perché ho percepito immediatamente dalle parole di Giusy Salfi e poi anche di Massimiliano Salfi una grande energia positiva attorno a questo progetto. Io sono uno di quelli convinti che quando c'è l'energia positiva, anche in una terra che qualcuno definisce un po' strana, qualcuno dice maledetta come la nostra, le cose si possono fare bene. E le cose che partono da questa terra con l'energia positiva non si fermano più. Ecco, questo è l'augurio che noi vogliamo fare questa sera a questa orchestra, a questo grande progetto, e abbiamo bisogno di ogni vostro singolo applauso. Poi nel corso della serata parleremo, racconteremo, diremo grazie ai tanti protagonisti di questa serata, e soprattutto capiremo perché quando tante anime si mettono assieme e vanno verso la stessa direzione, gli obiettivi alla fine, in un modo o nell'altro, si raggiungono sempre. Noi ne siamo testimonianze, e noi questa sera apriamo un libro che ci auguriamo sia veramente un libro bello e un libro importante, un libro del quale già sta parlando tutta la stampa nazionale. Voglio ringraziare i tanti giornalisti che in questi giorni hanno riservato grande attenzione a questa prima, e voglio ringraziare anche Giuseppe Anastasio della Sicilia, che ha veramente dedicato grande spazio. Prima però di cominciare voglio ringraziare il comune di Milo, il sindaco Alfio Cosentino. Vi chiedo un applauso perché si è messo a disposizione con il sorriso sulle labbra, con tanta energia anche lui, con tanta voglia, ha messo a disposizione questo teatro che è uno dei più belli della nostra terra, e lo dico senza assolutamente ombra di dubbio di essere smentito. E allora vi auguro buon divertimento, e voglio cominciare il concerto della Vice Orchestra introducendovi Fingal's Cave, le grotte di Fingal di Felix Mendelssohn. Dirige l'orchestra il maestro Luigi Mariani, che accogliamo con un applauso. E poi vi racconterò una storia meravigliosa, accompagnato dal maestro Enrico Groppo, con la bacchetta che lui ha definito la bacchetta di Harry Potter. Nel corso della serata avremo tante sorprese, perché con noi ci sarà anche il primo violino del Teatro alla Scala di Milano, che ha immediatamente accettato l'invito del maestro Mariani, perché quest'uomo che vedete accanto a me è un uomo speciale, ha un'energia veramente incredibile ed è riuscito a contagiarmela proprio in nulla. Allora cominciamo, perché lui non ama le troppe parole, ci trasferiamo tutti sulle Ebridi, dai, al largo della Scozia, andiamo su quest'isoletta, l'isola di Staffa, dove ci sono queste grotte che dicono tutti siano delle grotte incantate, delle grotte magiche. E allora, così come per magia, i nostri amici orchestrali su questo palcoscenico riprodurranno il suono del mare, riprodurranno il suono delle onde. Con i loro strumenti, con la loro arte, con il loro talento, porteranno per la prima volta nella storia il mare a Milo. E così comincia ufficialmente la lunga carriera della Vice Orchestra diretta dal maestro Luigi Mariani. Divertitevi. Thank you.
Grazie, forte questo applauso, eh. The Ice Orchestra, il maestro Luigi Mariani, che merita un applauso ancora più affettuoso, ancora più sentito. E devo dirvi che immediatamente abbiamo percepito le note dell'emozione, quelle sulle quali loro suonano, quelle delle quali vi ho parlato in avvio di questa, di questo nostro incontro questa sera. Allora maestro, procediamo, andiamo avanti, perché la storia della The Ice Orchestra è anche una storia di amicizie, e io quando qualche ora fa ho conosciuto il maestro Luigi Mariani ho conosciuto anche uno dei suoi più cari amici. Pensate che davvero da piccolini hanno fatto conoscenza, si sono conosciuti, hanno iniziato a suonare musica da camera assieme. Poi questo è un mestiere che probabilmente tante volte separa, divide, allontana, perché si prendono impegni in giro per il mondo, in giro per l'Italia nel nostro caso. La loro amicizia invece è sempre stata un'amicizia salda, un'amicizia forte, al punto che quando il maestro Luigi Mariani ha alzato il telefono e ha chiesto al maestro Francesco Manara se avesse voluto fare una passeggiata giù in Sicilia e venire a contribuire a questo progetto, il maestro Francesco Manara, primo violino della Scala, ha immediatamente risposto sì, ci sarò, e noi dobbiamo essere felici perché questa sera è qui con noi. Noi lo accogliamo con un applauso, perché ascolteremo adesso la romanza in fa maggiore di Beethoven, e voglio accogliere con questo applauso, anche io voglio fare così con i piedi, il primo violino del Teatro alla Scala di Milano, che questa sera in Sicilia con noi è il maestro Francesco Manara con la The Ice Orchestra, diretto, lo dico, dal suo amico, dal maestro Luigi Mariani. A voi ancora una volta The Ice Orchestra. Thank you.
Che bello questo abbraccio, l'ha sottolineato ancora una volta da un applauso più forte. Grazie al maestro Francesco Manara, grazie maestro, primo violino del Teatro alla Scala, per questa partecipazione, per l'affetto che ha dimostrato questa sera a tutta l'orchestra, a tutti noi siciliani, e per questo sorriso semplice di un uomo che è un artista, che è un numero uno. Grazie maestro, complimenti, grazie davvero, che meraviglia. Diretto ovviamente al maestro Luigi Mariani. Ve l'ho detto che quella di questa sera è una serata di emozioni, è anche un racconto quello che stiamo facendo, maestro, grazie a questi ragazzi che sono alle mie spalle, a questi straordinari musicisti che, pensate, da 4 giorni all'incirca provano assieme, non di più. E in questi 4 giorni, mi raccontava qualcuno, giorno e notte, mattina e pomeriggio, financo la sera, si è creato un clima veramente magico, ed è il clima che stiamo respirando noi questa sera. Allora andiamo avanti con il nostro programma di questa sera. Adesso è il momento del concerto in do maggiore per flauto piccolo, che questa sera sarà eseguito invece con l'ottavino da Monica Tenev, che ringraziamo e salutiamo con un applauso. Parlo di Antonio Vivaldi. Buonasera Monica, benvenuta. E noi ci godiamo proprio il concerto in do maggiore, eseguito in questo caso da Monica Tenev con la nostra VIS Orchestra, diretta dal maestro Luigi Mariani. Thank you.
grazie davvero anche in questo caso alla maestra Monica Tenevo, grazie davvero Monica, complimenti davvero, anche in questo caso abbiamo avuto modo di godere di questa straordinaria armonia che questa sera gli amici della VIS Orchestra ci stanno regalando qui a Milo. E allora adesso dobbiamo fare noi un piccolo cambio scena, perché per continuare il concerto sarà necessario allestire tre pianoforti su questo palcoscenico, quindi io ringrazio tutti gli amici 50 elementi della VIS Orchestra che adesso faranno spazio, scenderanno, ringrazio anche gli amici di AVM Service di Scordia, perché nel più breve tempo possibile, ci auguriamo in una decina di minuti, un quarto d'ora, allestiremo questi tre palcoscenici e allora noi ne approfittiamo per fare quattro chiacchiere. E con il maestro vorrei sul palco il sindaco di Milo, che accogliamo con un applauso, vorrei Alfio Cosentino. E poi vorrei una delle anime di questo progetto così bello, così coinvolgente, così emozionante, che è Massimiliano Salfi, anche lui lo accogliamo con un grande applauso. Perché adesso cercheremo di capire assieme perché quando le anime pensano in positivo e pensano bene, le cose importanti si possono fare. Le prometto che non salirò sul podio, che so, ma so maestro che è assolutamente questo è sacro per il direttore d'orchestra. No, voglio che rimane assolutamente sul palco. Intanto arrivano il sindaco e Massimiliano e noi adesso ne approfittiamo davvero per scambiare quattro chiacchiere. Io vi invito ancora una volta a fare un applauso a tutti i protagonisti di questa VIS Orchestra, che in quattro giorni, con grande talento, grande professionalità, anche tanto spirito di sacrificio, sono riusciti a mettere su questo spettacolo. Massimiliano, benvenuto. Sindaco, benvenuto. E allora, mettiamoci tutti qui. Tu resta sul palco perché assolutamente è il tuo ruolo. Io intanto vorrei immediatamente ringraziare il sindaco di Milo che ha immediatamente messo a disposizione il teatro Lucio Dalla, che tra l'altro, io l'ho detto prima, sindaco, è uno dei posti più belli della nostra terra e noi siciliani dobbiamo essere bravi a raccontarli questi luoghi, a farli vivere, perché di posti belli ce ne sono tanti, ma purtroppo alla fine di amministrazioni intelligenti che li sanno sfruttare ce ne sono pochi. Invece Milo ha puntato fortemente su questo teatro, continua a puntarci, e questo teatro è veramente un piccolo gioiello, al punto che qualche tempo fa anche Franco Battiato se ne è accorto e ha realizzato qualcosa di veramente straordinario. Ma prima di parlare di ciò vorrei veramente dire e sottolineare come quanto Milo abbia aperto le porte all'associazione Onlus VIS, alla VIS Orchestra, e di quanto siate felici di questa cosa, giusto sindaco? Sì, certo. Buonasera intanto a tutti, grazie per la vostra presenza. È sicuramente una sensazione bellissima quella che io ho provato, penso come tutti presenti qua questa sera. Sì, siamo felici che il fato abbia consentito questa cosa a Milo, perché Milo penso che abbia qualcosa di mistico, no? D'altronde il fatto che ci sia Battiato non è d'altronde e i suoi cammelli di Ecce. Penso che a Milo succedano delle cose speciali e il fatto che appunto l'associazione abbia avuto l'opportunità di avere questa struttura a Milo, penso che fosse un segno del destino. Quindi io sono felice di essere stato sindaco in questo momento, perché per quello che possiamo, non lo so, abbiamo cercato di fare il massimo, di dare tutto il nostro supporto e speriamo di continuare a farlo, perché vogliamo fare qualcosa di importante anche, cioè, non solo per l'associazione, ma per tutta la nostra comunità, perché penso che la nostra comunità possa dare tantissimo da tanti punti di vista e anche in questo campo, per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda una sensibilità particolare a chi è più è meno fortunato di noi, e quindi noi vorremmo che si concretizzasse il progetto dell'associazione VIS e vorremmo che si concretizzasse un nostro progetto, un progetto che abbiamo in mente con l'amministrazione, che coinvolga un po' tutto il tessuto sociale, il tessuto economico del nostro paese. Quindi ci auguriamo che questo avvenga. Io voglio ringraziare il professore Salfi e la moglie, che chiaramente hanno
danno l'anima per questa cosa, li vedo impegnati continuamente su tutti i fronti, quindi un grande supporto morale e anche materiale per quello che possiamo, quindi un grazie per quello che fate, non lo so, sono delle cose bellissime che trasmettono tante emozioni, lo fate con passione, noi cerchiamo di supportarvi ma con passione. Bene. Ma fate bene, io prima ho parlato di amministratori intelligenti, quelli dei quali ha bisogno la nostra terra, dei quali hanno in genere bisogno le persone di buona volontà, e allora che veramente Milo possa diventare una casa accogliente, una casa intelligente come già lo è. Tra l'altro tra un po' con il sindaco parliamo di un appuntamento che ci sarà domani sera, sempre qui in teatro, è un bel appuntamento, ma per noi quello di questa sera è un po' più importante, quindi poi di quello ne parliamo dopo. Massimiliano, voglio scambiare due chiacchiere con te, intanto ti chiedo scusa perché all'inizio l'ho chiamata la Vice Orchestra, invece beh, non sei il primo, giustamente mi hai detto VICE Orchestra perché è la Virtual Ice Orchestra, che diciamo è il frutto di un ramo molto importante, di un albero ancora più importante che è quello della vostra Onlus che voi avete fondato, che adesso ha una casa qui a Milo, la VICE Land, che è un nome bellissimo e che vuole veramente, come dicevo io questa sera all'inizio, cominciare a scrivere pagine nuove in un libro di integrazione, in un libro di intelligenza sociale, in un libro di accoglienza, perché poi questa sera abbiamo avuto noi la chiarissima dimostrazione in un'oretta all'incirca di spettacolo che quando si vuole si può, e voi ne siete dimostrazione nonostante gli sforzi, i sacrifici, la stanchezza, perché questi ci sono tutti, però poi io ti vedevo seduto lì, c'è adesso quel pizzico di soddisfazione che veramente fa capire siamo sulla strada giusta, Massimiliano. Sì, intanto buonasera, grazie a tutti, grazie al sindaco, grazie per essere qui per questa emozione. Mi piace questo applauso. Quando con Luigi ci incontrammo un anno fa, incontro anche un po' fortuito, dovuto a un errore su un articolo di Repubblica. Ora dopo lo raccontiamo, me l'ha raccontato. Galeotto fu l'errore. La prima Benedetto fu l'errore. In questo caso Galeotto e Benedetto sicuramente. La cosa che gli trasmisi subito fu il fatto che il motto di Walt Disney era un motto che sentivo mio: se puoi sognarlo puoi farlo, anche se a volte il sogno è complicato da raggiungere, ma se è frutto di sacrifici, di impegno, di determinazione e anche di cuore, perché è anche un pizzico di fortuna, perché no, poi tra l'altro noi crediamo fortemente che si possa fare. Il progetto da cosa nasce? Nasce dalla consapevolezza che chi ha una disabilità visiva oggi in orchestra non riesce a esprimersi. Mi parlavano prima solo il pianoforte. Sì, infatti nella ricerca di strumentista abbiamo trovato una... Lui se la ride perché sa quanti pianisti abbiamo trovato in giro per l'Italia, per cui altro che tre pianoforti, avremmo potuto fare qualcosa di soli pianoforti, magari occorreva anche comporla a questo punto. Ma abbiamo trovato anche tanti altri che suonavano altri strumenti, in realtà abbiamo iniziato ad integrarli pian piano, a non metterne tanti, in mezzo abbiamo chi vede poco, chi non vede niente. Voglio sottolineare che questo probabilmente è il primo esperimento nella storia dove ci sono non vedenti, ipovedenti e vedenti tutti quanti assieme in un'unica ensemble. In un'unica allora, orchestra. Esistono degli esempi di cori formati da non vedenti. Esisteva un esempio di orchestra egiziana fatta soltanto da donne non vedenti, del quale il progetto si è perso ogni traccia. Quindi ad oggi è sicuramente certo. L'unico progetto, e comunque è l'unico che integra vedenti, ipovedenti e non vedenti perfetto. Insieme, cioè che spazia a 360 gradi. Noi come Onlus abbiamo tante mission, quella più importante è quella di sviluppare ausili tecnologici per persone con disabilità visiva che poi doniamo, rilasciamo in modo open, in modo no profit. E mi diceva il mio amico Giuseppe Anastasio che da questo punto di vista di cose importanti ne avete già realizzate tante. Sì, non soltanto nell'applicazione musicale certo. Ma anche in altri contesti. Adesso non voglio fare un elenco, ma anche nel campo clinico abbiamo sviluppato un sistema che permette di fare il test di riflesso rosso sui bambini utilizzando uno smartphone. E ad esempio a settembre saremo a Pisa nelle piazze con un camper della Croce Rossa a fare prevenzione e a sperimentare questo sistema che permette di salvare la vista certo. A un bambino piccolo. Certo, caspita. Anche la vita, perché diagnostica anche il retinoblastoma, che è un tumore che se non trattato in tempo porta alla morte del bimbo. Ma torniamo al discorso sì. Musicale, perché quello sì. Che tra l'altro mi interessa di più questa sera, la cosa che ci siamo detti con Luigi era quella, e anche con Lorenzo Montanaro, che poi si è unito dopo, che è stato uno dei primi
ad unirsi al mio sogno insieme a Luigi, che oggi per un problema di salute purtroppo non è qui fisicamente, ma lo è col cuore. Lo salutiamo con un applauso, perché l'energia degli applausi arriva sempre. Ho avuto questo problemino qualche giorno prima di scendere in Sicilia. A noi interessa intanto usare la musica come linguaggio universale, adesso la prima lingua che i primitivi parlavano attraverso il tam-tam, attraverso i suoni, era proprio dettata dalla musica. È un linguaggio che non richiede poi in fondo l'uso degli occhi, se non per percepire quelle che sono le note da suonare, memorizzarle, per poterle interpretare, ma poi nel momento in cui c'è un'esecuzione di fatto poi sono altri sensi che vengono in gioco, in incontro. E quindi a noi interessava questa sera, interesserà sempre, che la gente vada a casa emozionata da un concerto, senza che nemmeno sia visibile chi vede poco, chi vede, chi non vede, quali siano le reali condizioni, perché è una cosa che non deve assolutamente uscire fuori. Ma devo dirti che quando io oggi sono arrivato e da lì su vedevo e stavano provando, ho proprio avuto questa sensazione, che è stata la cosa più bella. Ne parlavo con la moglie del maestro, è stata in assoluto la sensazione più bella che io proprio a primo impatto ho provato. Sì, dietro le quinte c'è chi ha il tablet, c'è chi ha memorizzato dopo tanti mesi di fatica la memoria. Diceva il maestro, alcuni esatto, hanno memoria, sì. Con una memoria veramente formidabile. C'è un ausilio che volevamo utilizzare già questa sera, che abbiamo chiamato Leonard in onore a Bernstein, e che è qualcosa che trasforma le mani del direttore in una sorta di metronomo umano da mandare in auricolare a conduzione ossea all'orchestrale non vedente, però per ragioni tecniche abbiamo rimandato. Lui stasera ha avuto la bacchetta di Harry Potter. Sì, che poi ci ha abbandonati e è andato a un certo punto. Perché anche chi ha un'ipovisione, poi la scia luminosa, certo, aiuta anche, certo, a percepire i movimenti, e tanti altri dettagli che stiamo sviluppando anche per accompagnare nello studio chi ha una disabilità visiva e vuole suonare. Però ripeto, il messaggio che noi vorremmo sempre lanciare attraverso la nostra orchestra, di Ice Orchestra, e attraverso anche integrazioni con altre, certo, orchestre, perché no, è quello appunto che la disabilità visiva deve essere una condizione, ma la disabilità in genere. Quindi col giusto ausilio, col giusto sostegno tecnologico, chiunque può raggiungere un obiettivo, accompagnato ovviamente da questo caso della tecnologia. Io amo sempre fare un esempio: io se dovessi camminare scalzo sull'asfalto mi farei male. Certo. Se indosso, certo, le scarpe, che diventano, tra virgolette, un ausilio, certo, posso camminare. Quindi chi ha una disabilità, se accompagnato dal giusto ausilio, può fare quello che desidera fare. Non a caso della nostra onus, oltre a Luigi che direttore d'orchestra, del quale avete avuto modo di provare questa sera la sensibilità, la professionalità, il talento, abbiamo persone che hanno scalato l'Everest, uno è qui in mezzo al pubblico, abbiamo persone che, anzi uno, l'unico in realtà al mondo, non uno. Abbiamo Anna Barbaro, che è una campionessa paralimpica, che è impegnata per le qualificazioni per andare a Tokyo nelle prossime Olimpiadi, in questo momento non è presente per questo motivo. Abbiamo chi parla 9 lingue, abbiamo chi insegna, chi fa le professioni più disparate, compresa anche dipingere. Cioè, per diversamente abili siamo noi. Esatto, ragazzi. Alla fine. Diciamolo, esatto, diciamolo veramente, diciamolo sinceramente. Infatti, cioè, quello che poi alla fine io e mia moglie, tutti quelli che, i volontari che ruotiamo intorno alla ONU, ci portiamo a casa come bagaglio, è la domanda: ma chi tra noi e loro veramente, certo, vede, non vede, ha una, certo, disabilità o no? Poi a maggior ragione è giusto, mia moglie che porta avanti un progetto Integramoci, che trasversalmente cerca di coinvolgere chi ha altre forme di disabilità. E davvero questo vorremmo che arrivasse, che si, diciamo così, espandesse come messaggio in momenti in cui parlare di integrazione è anche complicato, perché al di là della disabilità vediamo tanti esempi, vero, per altre, vero, forme di integrazione. Quindi vorremmo essere anche noi portavoce attraverso questo progetto verso un messaggio universale, che è quello di integrazione sociale, integrazione tra colore di pelle, razze, accoglienza, tra disabilità. Chiamiamo, esatto, l'accoglienza, cioè, sciogliere questa diffidenza che c'è verso chi non conosco, perché poi di là la diffidenza scatta verso non conosco quella persona, e quindi non è qualcosa da allontanare. È vero, non so anche come pormi, magari mi sento in difficoltà, magari non riesco a parlare con quella persona perché magari mi pongo il problema mentre sto chiacchierando col maestro, e dire guarda che io, ma il maestro guarda non lo posso dire, perché il maestro, invece sono soltanto delle strutture mentali che ci poniamo noi diversamente abili, esatto, quando basterebbe veramente poi alla fine parlare con il linguaggio del cuore, che è la cosa che arriva immediatamente ed è la cosa in assoluta più bella. Sì. Voglio parlare un po' col maestro, poi torno, certo, a chiacchierare con te Massimiliano, perché dovete sapere che il maestro dice di non essere siciliano, vabbè, noi gliela facciamo passare questa cosa, anche se hai sangue siciliano, anzi hai sangue isolano, perché tu Sardegna e Sicilia. Poi devo dirvi che lui ha fondato l'Orchestra Sinfonica Iplea, ne è stato il direttore principale per tanti anni,
e si è conosciuto, come diceva prima Massimiliano Salfi, un po' per caso con Massimiliano. Maestro, raccontamelo, a causa di un articolo errato, e questa cosa ti ha incuriosito, allora tu hai preso il telefono, ti sei messo in contatto con Massimiliano, ed è quello è stato il là per fare partire questo rapporto anche di amicizia. Esatto, diciamo proprio che non, cioè, non c'è nulla da aggiungere, è nata così, è nata che io sono curioso, e poi anche se mi dicono guarda che insomma... non è tutto l'oro quello che luccica, io continuo sempre a credere, un po', sono un po' romantico, un po' credulone. E la questione è un po' così, che il giornalista aveva scritto... Ok, perfetto. Questo non... vedi, eh? Vedi come bisogna imparare tutto. Il giornalista aveva scritto... Grazie. Lui è abituato a comunicare in un altro modo, quindi. No, ma poi mi si è bloccata una gamba. Quindi fra un po' diventerò diversamente disabile. Vabbè. Ecco, questa è una cosa che mi viene bene fare, velocemente. Allora, la questione è molto semplice. Questo giornalista scrisse: ah sì, c'è adesso l'opportunità per chi non vede di leggere le partiture. E io subito mi sono, per la verità, insomma, mi sono messo sulle tracce di questo essere. Che poi alla fine, l'anno scorso, noi ci siamo incontrati a Catania una mattina, siamo subito venuti qua a Milo. Sì, sei venuto a prendermi a Modica, cioè io da Modica ho preso il pullman, perché poi, come spesso mi succede, ho lasciato Elisabetta, mia moglie, a casa, perché ho detto no, voglio andare da solo, perché nelle cose importanti bisogna essere soli, purtroppo. E beh sì, il passo bisogna farlo, no? Da soli, il primo passo. E io e Max ci siamo conosciuti, abbiamo passato una giornata insieme. Io devo dire la verità, sono abbastanza facile a riscaldarmi, a entusiasmarmi, e poi delle volte, siccome temo il mio romanticismo, dico anche magari mi schianto, insomma, con questi entusiasmi facili. E infatti davvero, tu lo sai, sei tu che hai voluto questo concerto, io dopo, nel senso che io ho cominciato per una serie di ragioni a dubitare, e lui e soprattutto Lorenzo, la persona di cui abbiamo parlato prima, mi ha detto una cosa molto bella, mi ha detto ma sai, vedila così, perché la questione, signori, è questa, che un'orchestra è un lavoro enorme, è come far decollare, certo, un aereo, dopo 10 certo secondi lo fai scendere giù, però non ha senso. Quindi ci siamo fatti tante domande, noi avremo sicuramente una marea di concerti, per il momento insomma li avremo, ecco. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire lavorare tantissimo, vuol dire mettere insieme molte persone e soprattutto andare con calma, dopo aver assorbito questa cultura del cieco che suona o il pianoforte o l'organo. Io sono stato uno dei primi che, insomma, grazie anche a Francesco che stasera ha suonato, ho fatto un po' di musica insieme, e anche allora, malgrado io studiassi il conservatorio, erano parecchie le persone che dicevano ma sì, puoi suonare orecchio come tutti quelli della tua razza. E questa cosa succede ancora adesso, ci sono persone, non faccio nomi, recentemente la legge, praticamente la 508, cioè quella per i conservatori, diciamo con l'AFA MIUR, equiparati alle facoltà universitarie, lo voglio dire, a livello normativo nelle scuole di musica, mentre nell'università è possibile avere i tutor, è possibile avere degli sportelli per lo studio per i disabili, al conservatorio no. E il conservatorio in questo momento ha una serie di problemi, io ci sto dentro e quindi condivido i problemi dei conservatori, certo, in Italia. Il problema è che molti direttori dicono vabbè, ma noi se prendiamo il disabile vogliamo che il ministero non ci abbandoni. E qual è il modo per non essere abbandonati? Dare un sacco di soldi. È sempre il solito modo, poi i soldi si finiscono e si è fatto poco. E quindi noi quest'anno siamo riusciti ad andare a Monopoli, dove c'è stato, casualmente ribadisco, io voglio bene a Monopoli, mi piace il pesce, però poi giocavo pure a Monopoli, però il problema è un altro, che non è Bologna, non è Milano, non è Roma, è Monopoli dove si parla di queste cose. E quindi io ho scoperto che persone che insegnano là dentro dicono ma questi ciechi che vengono qua, ma noi non possiamo fare gli esami a queste persone senza la ASL. Stiamo parlando del 2017-18, cioè capite... Criticità assurde, scusa. Insomma, io trovo veramente ridicolo. Criticità assurde.
Poi però ribadisco, l'ho detto anche stasera, dicono che poi sono velatamente polemico, ma insomma tanto lo dico, quindi allora abbiamo voglio dire tua figlia Arianna, abbiamo, aiutami se mi dimentico, li voglio dire tutti, Francesco Tissera, il ragazzo che non vede che suona il violino, abbiamo Michele il cornista, abbiamo Monica Tene, abbiamo Gianluca Casalino, dimentico qualcuno, avremmo avuto altre persone come Lorenzo, avremmo insomma Gemma, piuttosto che persone che ci aiuteranno e che ci lo facciamo un applauso a tutti questi artisti. Io devo dire, al di là di alcune sezioni provinciali e alcuni amici che mi piace salutare dell'Unione Italiana Cechi, vabbè, c'è poco, purtroppo avete capito. Poi però stiamo a fare progetti, facciamo progetti. E quindi sostanzialmente, per non buttarla poi nel drammatico, ecco, la situazione qual è? Quella è la domanda, tu mi devi fermare, mi devi fare delle domande, perché come quando... A me mi piace ascoltarti. Il discorso dell'orchestra ce la facciamo noi, mi ha detto Lorenzo. Mi ha detto, noi non possiamo suonare nelle orchestre delle persone normali, per cui ce la facciamo noi. E questa cosa mi ha suonato tipo, non so, la persona che vuole lavorare, vuole fare i modelli dei vestiti, magari insomma viene da un paese diverso e per ragioni strane non si permette di studiare o di lavorare. Allora questa persona, non so neanche il nome perché avevo sentito questa notizia, ma poco importa perché ce ne sono di cose così, questa persona è diventata praticamente una sorta di stilista, no? Quindi si parla, credo, di una persona di cultura islamica, e io il pensiero che se non me lo date in qualche modo devo trovare gli strumenti, come dicevi tu, per creare questa condizione, no? Questa condizione che permette anche a me di portare il mio punto di vista, perché ragazzi, bravo, parliamoci chiaro, bravo, qua non è che il mondo che voi guardate ve lo guardate proprio troppo bene tutti i giorni. Cioè a me, quelli che mi vengono addosso con i cellulari, non è che se lo guardano il mondo. Hai ragione, Quindi, insomma, no? Forse vi potrebbero anche un po' rieducare. Voi siete un po' presuntuosi e soprattutto, sì, adesso mi picchiano fra un po'. No, voglio dire, è molto importante. Io sono, a mio avviso, e qui vorrei anche dare questo messaggio che per me è molto forte, io ho visto alcune cose ma molte cose non le ho viste, e per me quello che era, per esempio, faccio insomma, è veramente un esempio molto pratico, la persona di colore io non l'ho mai vista e l'unica cosa che vedevo era Radici alla televisione. Oggi anch'io probabilmente, se vedessi una persona di colore, avrei una situazione diversa da quella che ha una persona che tutti i giorni ha a che fare con questa situazione. Io per primo non so come si vive in carrozzina, quindi io non lo so, e siccome non lo so, quando mi viene vicino una persona con la carrozzina, probabilmente anch'io faccio come fate voi quando vedete me. Quindi non scherziamo, il nuovo fa paura a tutti, ma i grandi spiriti lo sapevano questo. Siamo noi che ogni tanto, presi da tutta una serie di allontanamenti pubblicitari, forzati, non vogliamo pensare che tutto sommato bisogna veramente guardarsi attorno e poi magari lasciarsi anche un po' stupire, perché questa sicurezza, quella che porta il mercato e quella che porta le certezze, alla fine poi annoia. E quindi se ci annoia, allora rischiamo un po' di più, lanciamo questo cuore oltre. Ma che bravo, facciamo un applauso. Grazie, grazie veramente. Allora credo che siamo pronti noi da questa parte, la nostra chiacchierata è stata utile. Prima di continuare e quindi di dedicarci ai tre pianoforti, in questo caso i tre clavicembali, voglio ricordare che domani sera qui c'è Stefano Bollani, e anche in questo caso si tratta di un grandissimo evento, perché domani sera Stefano Bollani sarà qui per voi, e questa è la cosa più bella che va sottolineata con un grande applauso, perché parlando sì, anche con Giusi qualcuno ha detto ma no, non viene, ma sì, viene a fare soltanto qualche pezzo. No, Stefano Bollani sarà qui domani assolutamente per la Onlus Viais. Sì, esatto, Stefano sta dimostrando di avere un grandissimo cuore, ma è una persona che sappiamo essere impegnata nel sociale a prescindere da Viais, ed è un artista che non si risparmia, non devo essere io a scoprire, ovviamente il Bollani artista è ben noto, quindi quando anch'io ho sentito girare questa voce
per la serie Il concerto vero da un'altra parte, lì a Milo a fare qualcosa e se ne va, mi sono arrabbiato io per primo, non oso pensare se fosse arrivato alle sue orecchie che cosa avrebbe potuto dire. In quel caso non è arrabbiatura, è un altro termine. Vabbè, una arrabbiatura con in iniziale. A parte gli scherzi, comunque in realtà domani sarà qui per questo tour mondiale, partito certo. Da Sud America, proseguito per parte d'Europa, sta girando tutta l'Italia, Che Bomb, il disco è uscito il 25 certo. maggio e l'intero ricavato della serata servirà ad aiutarci a far crescere la Via Est Orchestra e soprattutto a far nascere dentro la nostra sede qui a Milo una scuola di musica per bambini con una disabilità visiva che non Bravi. Deve essere vista come una casta Bravi. Perché accoglieremo anche l'insegnante vedente che deve fare da docente a un non vedente che non conosce le tecniche, non sa come gestire la comunicazione. Quella, a quel punto diventa quella anche la comunicazione tra notazioni in nero da una parte in braille musicale o con ausili dall'altra parte, quindi daremo, perché ancora oggi ci succede che chiama qualcuno da varie parti d'Italia dicendo mio figlio voleva studiare musica ma mi hanno sconsigliato di farlo l'insegnante e non capisco certo. perché, e il perché perché non sanno come gestire certo, la didattica certo. molto spesso, quindi speriamo che domani si riesca a fare un altro mattone per mettere un grande mattone, non un mattoncino. Allora io già so che tanti biglietti sono andati venduti, ovviamente noi ci auguriamo che domani il teatro sia assolutamente pieno, questo è un teatro generoso, non abbiamo dubbi. Sindaco, domani sarà una grande serata anche per Milo, no? Perché l'artista è grande ma la causa è più grande in questo caso. Sicuramente sarà una grande serata, ne sono convinto. C'è molto fermento in giro, sento le persone che dicono che sì, è vero, ne parlano in tanti, dal punto di vista dei media se ne parla tantissimo. E poi niente, stasera secondo me, nulla togliendo, domani sarà una serata eccezionale, però personalmente la sensazione e l'emozione che ho provato stasera difficilmente si ripeterà domani. Ma anche domani, no, perché sarà. È stata una sensazione bellissima, grazie per averci fatto provare queste emozioni, grazie. Grazie sindaco, grazie a loro. Grazie maestro Massimiliano, io vorrei ricordare agli amici che sono qui come noi possiamo comunque contribuire anche ogni giorno all'associazione Onlus. Come possiamo fare? C'è una pagina Facebook ovviamente da visitare, è possibile fare delle donazioni, è possibile comunque essere presenti e fare in modo che questa macchina possa 365 giorni l'anno produrre solidarietà. Certo, come tutte le Onlus, quindi possiamo accogliere 5 per 1000 dalla dichiarazione dei redditi, donazioni dal nostro sito c'è l'IBAN con PayPal collegato al nostro conto della Onlus, con attività volontarie, perché poi alla fine il lavoro del no profit si basa su tante persone che si sbracciano e cominciano a fare con le competenze che hanno qualcosa che per noi può essere utile. Quindi dal sito che è viais.it, poi ci sono anche i canali che portano alla pagina Facebook, Perfetto. Al canale YouTube dove si trovano anche delle demo sugli ausili e sui progetti e sulle cose che concretamente sono già sotto forma di prototipo spesso anche avanzato o già in fase di sperimentazione. Quindi si può anche conoscere meglio quello che è il grande lavoro che si fa con anche psicologi volontari, perché noi gestiamo bambini e persone che hanno delle malattie rare come le distrofie retiniche ereditarie che portano a una perdita grave del visus nella migliore delle ipotesi e per le quali oggi ancora non c'è cura, quindi il sostegno psicologico è il primo passo per far accettare la consapevolezza alla famiglia intera che si andrà incontro a questo cammino, ma per viverlo, ripeto, con grande serenità, anche se so che è complesso perché ci siamo passati per primi noi, però una volta superato quello poi davvero la sensazione che proviamo ogni giorno è che diventa quasi un salto nel buio. Si hanno le scarpe delle quali parlavi prima. Esatto, lo strumento per correre anche per volare talvolta. Diventano delle scarpe volanti spesso, davvero. Che meraviglia. Grazie Massimiliano, grazie. Grazie, veramente. Grazie a voi. Grazie sindaco. Caro maestro, ti devo tenere qui, tu non puoi andare via. Vedi, me ne vado anch'io adesso. E invece no, perché adesso... Ok, screen. Ma prova, vedi che io faccio e tu suoni, dai. Sì, suona. Ok, proprio così. Ok, e questo è molto importante, una dentro l'altra e soprattutto queste seconde dovrebbero così essere, ok, importanti. Importantissimo unirsi in queste seconde, ok? Facciamo ancora il corno l'ultima volta. Uno, e due, tre, suoniamo, ok? Uno. Ancora? Scusate. Uno.
Sì, in realtà anche a me piace più questo, facciamo così.